Devo andare in bagno. Non voglio lasciarvi qua con il niente, con lo assoluto. Datemi 2 minuti e torno. Nell'anno 3000, il mondo era un posto molto diverso rispetto a secoli prima. Il cielo era spesso soffocato dallo smog. Gli oceani erano pieni dei detriti della civiltà umana e la stessa terra sembrava gemere sotto il peso del tributo dell'umanità. Eppure anche in questo mondo c'erano ancora sacche di vita. Di cose verdi e in crescita. Uno di questi luoghi era il regno di Tereflor, governato dal re Alarico il Saggio. Nel suo castello, annidato nel cuore del regno, si trovava uno strano oggetto. Una pianta di plastica, diversa da qualsiasi altra. Si chiamava Piantina, ed era diverso da qualsiasi altro essere vivente di Tereflor. A differenza della vegetazione rigogliosa e verdeggiante che circondava il castello, Piantina sedeva immobile e immutabile, a testimonianza dello stato innaturale del mondo. Re Alarico era affascinato da Piantina, perché sembrava avere una vita propria. Si diceva che fosse stato coltivato in laboratorio, creato da scienziati scomparsi da tempo. Anche se mancava di foglie o fiori, sembrava avere un'anima, una volontà propria. Alcuni sussurravano che fosse un simbolo della corruzione del mondo. Una presa in giro della vera bellezza della natura. Eppure, Re Alarico vedeva qualcosa di diverso in Piantina. Vide un simbolo di speranza. Della duratura capacità dello spirito umano di creare e innovare anche di fronte alle avversità. Mise la pianta in un posto d'onore nel suo castello. A testimonianza della forza duratura della creatività dell'umanità. Passarono gli anni e Re Alarico invecchiò e morì. Il regno passò al figlio, poco innamorato di Piantina. Il nuovo re lo vide come un simbolo della decadenza del mondo e lo fece rimuovere dal castello, gettandolo nelle strade per essere dimenticato e trascurato. Ma Piantina non appassiva né sbiadiva. Invece, rimase lì, immobile e immutabile. A testimonianza della resilienza dello spirito umano, anche in un mondo diventato oscuro e inquinato. E sebbene il regno di Tereflor possa aver dimenticato Piantina, la sua eredità è sopravvissuta, ricordando a tutti coloro che l'hanno visto che anche nei tempi più bui c'era ancora speranza. E così, Piantina sedeva lì, immobile e immutabile. Un simbolo della perseveranza del mondo e un promemoria per tutti coloro che lo vedevano che lo spirito umano sarebbe sopravvissuto. Indipendentemente dalle probabilità. Devo trovare un text-to-speech migliore.